Digimon in rapporto, raga, e benvenuti in questo nuovo vlog. Come avevo anticipato sul canale, oggi c'è il community day di Squirtle, quello classico. E ho appena trovato il primo shiny, un 152, che è azzurrino, ma so già come diventa Blastoise, tipo violetto lilla. Però non ce l'avevo ancora, era degli starter, mi sa che mi manca solo Charizard adesso da avere cromatico. Ancora non l'ho trovato. Questa è la valutazione, quindi oggi andremo a fare insieme questo community day. Ho già preso il biglietto, quindi sì, ho dato il mio euro a Niantic, ma ho preso anche il biglietto della ricerca speciale del 7° anniversario, perché ho trovato che fosse una cosa carina. E ho preso anche quello di Mew, sono una persona orribile, in pratica ho speso 10 euro e se li ho presi tutti Niantic. Però quella di Mew mi interessava perché appunto c'è il Mew Shiny che ancora non ce l'ho, ce ne ho solo uno normale. Quello del 7° anniversario solo perché era il compleanno di Pokémon Go, infatti la quest è tutto con i 7 e la sto odiando. E vabbè, quello del community, nel dubbio, se non dovessi trovare un qualcosa di decente, dubito che lo troverò, ma si dice che ci sia lo Squirtle con gli occhiali, io dubito che sia vero nella quest, non ho visto niente a riguardo, però vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Sono le 2:08, quindi iniziato da 8 minuti e andremo a caccia tutt'oggi di Squirtle. Terzo shiny, il secondo non l'ho registrato, raga, perché tanto ormai lo sappiamo, ogni volta ne trovo uno, quindi ogni tanto farò il recap di quello che è successo. Non è entrato, è un 333 questo, l'altro era un 521, ma faccio a cagare. Quindi sono già all'obiettivo dei tre shiny da avere, però c'è poca gente oggi al parco perché giustamente sono tutti al mare, c'è un sole che spacca le pietre e quindi non so se riusciremo a trovare il perfetto. Questa è la valutazione dello Squirtle appena catturato e se tutto va bene forse riusciremo a fare qualche ride per quanto riguarda Zapdos e Moltres, perché Articuno ce l'ho già. Articuno io non l'ho mai visto spawnare nei raid da 5, voi sì? Io solo nell'oscuro l'ho visto. Oscuro. Solo col Campfire io ho trovato. Ah, ok. Io solo ho trovato Moltres praticamente, però se riusciamo a farne qualcuno non sarebbe male, perché Moltres e Zapdos appunto mi mancano nel Pokédex. E poi Zapdos nel cuore sempre. In tutto ciò stavo per trasferire il Aspetta, fermati, sei zoomata. Ok. In tutto ciò stavo per trasferire il quarto Pokémon cromatico fortuna che il gioco mi ha detto: sei sicuro di voler trasferire questo Pokémon? Fa cagare, fa veramente schifo. In questo momento sto sudando perché ci saranno 40 gradi, non si sta in sto posto e non è spawnato niente di buono. Non c'è neanche un raid. C'è un Moltres. Fa caldo anche per Moltres. Sì, c'è un Moltres che non capisco dove sia. Non ne ho idea. Ah, ok, è al bar. Ok, perfetto. Qui non le so, non sono molto convinta. Stiamo registrando. Scusa. Un altro shiny, questo è il quinto. Questa sì. È la valutazione, quindi fa caccare. Cioè, è bellissimo perché non ho ancora trovato un cazzo. Cioè, zero, fanno tutti caccare. E devo potenziare anche i Pokémon 10 volte. 3, 4, 5, 6, 7. Vediamo. Sto potenziando un Fletching, la quest del community dove ti dice potenza 10 volte un po' come mi sta sul cazzo. Speriamo che quello che mi dà la quest adesso sia buono, perché dubito fortemente di trovare uno Squirtle 198. Ho aspettative molto molto basse oggi. Ma perché non c'è nessuno, è deserto, sono tutti al mare. Dovevamo andare al mare! Quello catturato, quello della quest. E la valutazione questa qui fa veramente schifo per essere uscita dalla quest, quindi lo darò via. Che palle. Però così posso passare alla seconda fase della quest. Trasferisci 10 Pokémon, cattura 15 Squirtle, fai evolvere 3 Squirtle. Avessi degli Squirtle decenti li farei anche evolvere. Ci siamo fermati al bar a fare una pausettina, caffettina e acquetta e ho ben 8 cromatici e l'unico Squirtle decente di questo community è questo qui. Io, raga, ne devo fare evolvere 3 per la queste, non so come fare, non ne ho neanche di vecchi decenti. Sono veramente in panico, sono le 3:18, non sta andando per niente bene questo community e sinceramente la cosa non è che mi faccia molto piacere. Probabilmente per i prossimi community dovremmo cambiare assolutamente location, vabbè che è Squirtle, quindi non è che mi interessava più di tanto, essere sincera, però ci tenevo comunque a beccare qualcosa di carino. Però ai cromatici siamo a 8, quindi non male. Forse dopo andremo a sbustare anche qualcosina, adesso vediamo.
Tutto ciò, si sono schiuse le uova, ma non ho fatto l'animazione, quindi ve le farò vedere così. Il primo è un Meowth, che butterò via palese perché fa caccare. Il secondo è un Tyrant, questo non so come cazzo si dice, però il dinosauretto, questo lo volevo perché è carino, mi piace un sacco, raga, l'ho schiuso perfetto. Io volevo l'animazione, questo me lo tengo, dai, una gioia, non è il perfetto di Squirtle ma è una gioia, lo posso anche far evolvere, adesso vediamo. E l'altro è l'altro fossile a Maura, che è così, però oggi ne ho schiuso un altro sempre di Yamaura, che è con la valutazione 96-94, quindi penso farò evolvere questa. Raga, sono felice di aver schiuso un perfetto, una gioia. Ok, dopo il caffettino abbiamo ripreso a fare un po' di giri, non è spawnato un cazzo, però nel mentre sono andata avanti comunque con la quest. Raga, effettivamente mi Squirtle con gli occhiali che mi mancava, però non sono gli occhiali quelli... Non è quelli di Kamina. Non sono quelli alla Gurren Lagann come speravo, sono quelli da sole normali. Però intanto così c'ho lo Squirtle con gli occhiali che non avevo. Vediamo se la valutazione è anche buona. No, fa cagare, è proprio il più infimo che le quest riescono a dare, proprio perfetto. Non lo devo far evolvere così. E sono passata la... no, devo far evolvere Wartortle, allora... approfitto di farlo evolvere adesso, faccio evolvere il più buono che ho trovato. Tra l'altro mi sa che a parte la mega, Blastoise non è neanche chissà quale buono come counter, quindi credo mi va anche bene, però ci tenevo almeno avere un 90. Non c'ho neanche un 90, raga, fa veramente schifo. Qui abbiamo il Blastoise, così ho finito anche la quest che mi dovrebbe dare tra l'altro appunto un Blastoise in teoria, o Wartortle, qualcosa mi dovrebbe dare, vediamo. No, ho fatto più tardi, ho sbagliato. Che ho fatto più tardi? Sì, mi dà il Wartortle, vediamo almeno se è buono. Però è un 621 per farlo evolvere, questo è un macello. In tutto ciò sono le 4, quindi manca un'ora alla fine del community e per il momento non dà gioia, manco per il cazzo. Questa è la valutazione del Wartortle, è il più buono che ho. Ed è imbarazzante questa cosa. Però ce lo teniamolo, cosa? Quante caramelle ho? 1500, così va bene. E ho finito la quest. Ecco, vediamo il Blastoise che come me lo dà. Vediamo il Blastoise, magari è shiny, magari no, è un 1000, che cazzo ci faccio con un Blastoise al 1000? Ok, la valutazione di questo bellissimo Blastoise è questa qui, ma non lo so, non sono convinta, boh, sono delusa da questo community. Ho scuso un Jigglypuff abbastanza buonino però, Jigglypuff. Vediamo le altre quanto manca. Ah, ma c'è più. Tra 100 metri schiudono 3. Ho schiuso altre 3 uova, ma come prima giustamente il gioco fa come cazzo gli pare, ho schiuso uno stario, cioè non mi ha dato neanche le animazioni. Ho schiuso un Wimpod, però ne ho di meglio, peccato, e ho schiuso un Fomantis, quindi un po' delle merde sto giro. Prima ho fatto il perfetto, non potevo avere tutto nella vita. Come non detto, altre 3, un Wimpod, queste sono tutte uova, mi sa da 2, sì, esatto. Questo... un Fomantis di nuovo. Non è che è l'animazione di prima. Sì, è l'animazione. Sì, perché li ho già trasferiti e non ci sono. Ok, Pokémon Go, ok, bravo. Tra 300 metri ne ho altre 2. Questo community, più che un community di Squirtle, è un community di uova. Però ne ho approfittato per l'evento, quindi vediamo cosa schiude. Nell'uovo da 5! E Kabuto, no, devo catturare l'evoluzione, mannaggia. Kabuto. Vediamo l'Harvest. Uno, ma ne... raga, è un 98. Oh. Perfetto, sì. Posso buttare via l'altro Harvest, a tenermi, no, questo. Tieni anche l'altro Harvest. E devo fare 400 caramelle. L'altro invece è il Kabuto. Il Kabuto, no, si chiama Kabuto, fa cagare, quindi questo lo butto via. Tanto ce l'ho già un Kabuto. Kabutops, o come cazzo si chiama, al 96 tipo. Ti ha già buttato via Kabuto? Sì. Merda. Ti serviva? Sì. Scusa. Ci siamo fermati in un barettino, adesso andiamo a aprire questo pacchettino qui. Tanto ormai il community, raga, è andato male, ho trovato un altro paio di shiny, ma niente di che. Non ricapiterà mai più trovare 3 bustine con i 3 starter sopra in un solo pack. Io aprirei prima questa. Wakaval e Skellerich. What? Pink.
con qualcosa. Etichetti. I nomi io me li. Spero nelle CHR. Non è che ti è arrivato in Catonex, così fai tutti e tre? Ticcato? No. Iniziamo con la ex. Bellino. Io una ex ce l'abbiamo già presa, dai. Andiamo qua, sì, la volevo lasciare per ultima, vero? Secondo pack. È difficile sbussarle da qui. Io le vedo al contrario. Ah, ne ho prese due. Fari girare. Che schifo questo. Ta-ta-ta, sorta abbiamo. Che schifo. Io lo odio. Sei circondata dai sabbiai. Sì. E niente. Energia col pochettino. Sì. Ultimo pack. Bello. Dai, una CHR. C'è una CHR, l'Art Gallery. Niente, un cazzo di Art Gallery. Ma va là. Vabbè, abbiamo avuto solo questa gioia qui. Che comune. Ok, il community day è finito da tipo una ventina di minuti, però ho tre uova da schiudere, quindi li andremo a schiudere insieme e a breve andremo a fare un ride di Zapdos. Un caputo, se vuoi ho caputo adesso. Sì. Secondo uovo, vediamo chi è. Chiamati. Velocizza. Ta. Omanite, perfetto. Sì, io li devo catturare, quello è il problema. E il terzo è un Machop, spero. Sì, avrebbe fatto ridere se fosse stato un Aerodactyl. Madonna, davvero, trio. Spero che Machop sia buono. Questa è la valutazione di Machop e si può buttare. Questa è quella di Omanite, non è il massimo. E questo è quello di Caputo. Ma questo Caputo qui andrà al signore seduto da dietro, perché lo voleva, quindi io lo scambierò. Omanite. E qualcun altro vuole Omanite, quindi ho trovato a chi darmi. Adesso andiamo a fare un raid di Zapdos sperando di riuscire a farlo. E se ci scappa anche un Moltres, ma non so se spawna. Ma quanto è bello, raga, il mio Zapdos! Ah, che bello, carino! Proveremo a farlo. Proviamo con Campfire, con l'applicazione di Pokémon Go, se riusciamo a combinare qualcosa, e con Pokegini, vediamo. Siamo riusciti a finirlo, non ho guardato i PL del mio Zapdos, ho fatto un cacchio, non ho fatto veramente niente nel riepilogo. Vediamo. Normale è un 1976. L'importante per me era avere Zapdosino, perché è carino ed è il mio Pokémon preferito del trio. Eccolo qui. Questa è la valutazione di questo Zapdos. Non è male, perché non è male, però poteva essere meglio. Ma è Zapdos, io non ce l'avevo, quindi sono già felice di averne uno che sia entrato alla seconda ball. Top, lui ha beccato quello più buono, mi sa. Salve. E ultimo raid della giornata, siamo riusciti a andare a fare un Moltres. Raga, l'abbiamo fatto solo in tre, tanta roba, non pensavamo in realtà di riuscirci, visto che stamattina avevamo provato di fare un Zapdos in due, ma non era andato a buon fine. E io ho fatto esempio di stile. Ok, andiamo al riepilogo, vediamo. 18 Pokéball. Normale. Un Moltres 2475. Lo catturo e vi dico com'è. Entri nel Pokédex perché non ce l'avevo, raga. E questa è la valutazione del Moltres. Raga, è il 100 potenziato. Sono troppo felice. Oggi 200, raga, non succederà mai più. E abbiamo anche Moltres. Avrei preferito Zapdos, però. C'è il perché... Pokémon preferito di tutti, c'è un Vaporeon. Ah beh, no, mi fa cagare. Perché il Moltres in realtà, cioè sì, mi piace, però non abbastanza. Però sono felice. Sono felice.